L'autopsia sarà decisiva per scoprire cosa è avvenuto a Dora la Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, deceduta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo un volo dal quarto piano dall'appartamento del fidanzato. I due avevano trascorso la serata di venerdì in alcuni locali di Potenza, poi il rientro a casa del fidanzato, un giovane lucano, in via di Giura nel quartiere Aurora. Un litigio, come raccontato dal giovane durante l'interrogatorio di circa 5 ore fornito ai carabinieri di Potenza, è lei che è volata giù. Come sia accaduto, ancora ovviamente non si sa. L'avvocato della famiglia di Dora la Greca, che lavorava in una scuola di Tito, Renivaldo la Greca, ha riferito che per la famiglia non si tratta assolutamente di suicidio e che si vuole scoprire quale sia la verità e avere giustizia per la trentenne molto nota nel Vallo di Diano. L'episodio tragico si è registrato alle 2:30 di notte. Secondo quanto raccontato dal fidanzato, dopo il litigio lei avrebbe minacciato di buttarsi giù, dopodiché ha perso l'equilibrio ed è caduta. I soccorsi sono stati allertati dallo stesso trentenne. Sul posto immediato l'arrivo del 118 Basilicata, che ha trasportato la trentenne nell'ospedale San Carlo di Potenza, ancora in vita dopo circa 2 ore, purtroppo il tragico epilogo. Ora l'inchiesta, l'autopsia, il giallo e anche la grande commozione per la perdita di questa giovane molto nota nel Vallo di Diano e in Basilicata.